di nuovo un successo. Sì, di nuovo un successo nonostante le mille peripezie per poterla fare, perché comunque sia diventa sempre più impegnativo riuscire ad organizzare una serata del genere. Comunque i numeri ci sono, si vede, la gente è venuta, noi siamo contenti, speriamo di continuare a poterla fare. Particolarità di quest'anno è la musica all'esterno. Ci sono stati dei cambiamenti proprio per motivi di logistica e di organizzazione e di sicurezza, quindi abbiamo deciso di cambiare il metodo della musica, abbiamo dovuto, ahimè, togliere il tomino passato, il tomino stagionato dei mastri, perché come prodotto di nicchia purtroppo è venuto a mancare chi li produce. Tutte le volte è stato detto, veniva detto che era un prodotto molto lungo, molto, molto impegnativo, molto. Purtroppo siamo arrivati adesso al punto dove non c'è più nessuno che si prende questo impegno per riuscire a trovare di nuovo il tomino stagionato. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di meglio il prossimo anno. Nessuno che si prende l'impegno per la particolarità, la lungaggine della lavorazione? È un prodotto che per essere qua il sabato e la domenica della sagra ha almeno bisogno di un mese e mezzo prima di stagionatura, quindi è un lavoro che tutti i giorni deve essere fatto, mattina e sera, quindi è un impegno grande e chi aveva questo impegno purtroppo la salute non glielo permette più, quindi abbiamo dovuto lasciar perdere con il nostro prodotto principale, ecco. Però abbiamo trovato questo tomino alla piastra, sembra sia piaciuto, speriamo. Tomino alla piastra e poi tomini freschi al verde, al rosso, come sempre. Sì, il solito menù è stato proprio cambiato solo questo, proprio perché purtroppo bisognava dare una novità e la novità poteva solo essere questa. Però la novità è stata apprezzata in quanto, tutto sommato, in quanto comunque la gente è accorsa comunque. Sì, diciamo che la gente magari a sorpresa, anche loro arrivando qua e non trovando lo tomino stagionato, però ha avuto il suo riscontro, quindi probabilmente è una buona innovazione, speriamo. Speriamo che continui così, speriamo che continui ad arrivare, speriamo anche di trovare qualcosa di nuovo a livello di menù. La voglia di continuare a fare la festa c'è, speriamo di poter continuare. I volontari sono sempre tanti, quanti siete? I volontari siamo intorno a un centinaio di persone, adesso qualcuno in più, qualcuno in meno. Ci sono tanti ragazzini, ci sono i ragazzi, speriamo che le nuove generazioni ci vengano a dare una mano, perché sono veramente... il cambio di generazione adesso si sta sentendo. I giovani devono riuscire ad arrivare a noi per poter continuare la festa, perché il più giovane sono io e l'età inizia a diventare un pochettino grande. Hai rubato l'azzurro del cielo e tu